Diciamolo pure, mentre si è alla guida dell'auto, la tentazione di rispondere ad un messaggio o di guardare la mail appena arrivata sul telefonino o sul tablet, messo lì, sul sedile accanto, per qualcuno è una tentazione a cui non si riesce a resistere. La cosa, oltre che dal punto di vista sanzionatorio, ci può costare molto in termini di salute, perché una recente analisi sull'incremento degli incidenti per distrazione mostra in maniera inequivocabile che il numero uno di chi guida sono proprio le tecnologie digitali, ma non solo quelle dei portatili. Anche i nuovi schermi touch tuttofare dell'auto, radio, navigatore, autocontrol, caffè, cappuccino e previsioni meteo sono una vera tentazione irresistibile. Comandante, allora ultimamente vi siete concentrati su dei reati che insomma affliggono gli automobilisti moderni, diciamo 2.0. Alcuni atteggiamenti alla guida nell'ultimo periodo hanno anche un'incidenza sotto il profilo dell'infortunistica. Quindi abbiamo collegato l'evento incidente stradale sempre più spesso a fenomeni di distrazione che sono imputabili all'uso smodato, io direi, di questa nuova tecnologia più che solo ed esclusivamente legata al telefonino. A quali sanzioni va incontro l'automobilista, il trasgressore che comunque compie l'infrazione, insomma, che abbiamo citato prima? Della classica multa che adesso ammonta a 161 euro, senza considerare le spese di notifica, perché chiaramente poi dopo il verbale, se non è immediatamente rilasciato sul posto, comporta anche una procedura di notifica con aggravio di spese. Però di solito il disagio più grosso che l'automobilista patisce in seguito alla sanzione è la decurtazione dei punti, che nel caso di specie ammonta a 5 punti. Tuttavia però noi recitiamo insieme a diversi partner in quest'ultimo periodo uno slogan che è abbastanza significativo: se non rispondi non muore nessuno, guida e basta. Perché in realtà ci vuole molto meno tempo e probabilmente anche molta meno perizia nel fermare la macchina accostandola al ciglio della strada, in sicurezza chiaramente anche questa manovra, di quanta perizia e spesso tempo ci vuole per accedere ai servizi multimediali o del telefonino o anche del touchscreen che governa il sistema multimediale della macchina. Da qualche settimana a questa parte vengono organizzati che i miei operatori escono per contrastare questa fenomenologia che diventa preoccupante. Lo facciamo con autocivetta, però per una questione di correttezza e di chiarezza il personale a bordo delle auto in borghese è rigorosamente in divisa e l'infrazione viene assolutamente cristallizzata con certezza e con coerenza. Per cui, consapevoli di questo che apparentemente può sembrare un tranello, ma vi garantisco che non lo è, perché in gioco non vi sono i 161 euro o i 5 punti della sanzione accessoria. In realtà c'è la salvaguardia dell'incolumità pubblica.